Ciao, sono Nonna Titti. Oggi vi vado ad insegnare come si fanno i tortelloni lombard di zucca. Ok? Allora, partiamo prima con il ripieno. Si mette prima di tutto la zucca al forno. Deve cuocere al forno la zucca. Una volta cotta al forno, si deve fare questo lavoro qua, cioè la zucca la metti nel forno a pezzi? A pezzi, sì. Tagli la zucca a pezzi, la metti nel forno. E nel forno quanto ci deve stare? Beh, un 40-50 minuti. 50 minuti a che temperatura? 180 gradi. 180 gradi, 180 gradi, 40-45 minuti. La devi sbucciare oppure la... No, 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 la si sbuccia dopo. Okay. Sì. Una volta che l'hai fatta cuocere al forno, cosa fai? La tiro via dal forno e poi dopo la metto in un frullatore che ci metto tutti gli ingredienti che ci vogliono. E che ci vogliono? Che ingredienti ci vogliono? La zucca? La zucca, adesso quello non me lo ricordo. Allora vai. Allora, ci vuole, facciamo per 4 persone. Per il ripieno, una grossa zucca gialla del tipo marina, per un peso netto di 800 grammi. Per 4 persone, zucca per 800 grammi, vai! 80 grammi di amaretti. I biscottini? Amaretti. 100 grammi di mostarda di frutta. Mostarda di frutta. Preferibilmente di mele o cedro. Vabbè, preferibilmente. Mostarda di frutta, Poi 100 grammi di parmigiano grattugiato. Ok. 40 grammi di pan grattato. Una scorza di limone grattugiata. Sale, pepe, un pizzico di noce moscata. Un bicchiere di liquore rum, cognac, grappe e un uovo. Tu ci hai messo un bicchiere di rum dentro? Sì, un po' di rum. Ci metto sempre il rum io. Poi, e basta, questo è per il ripieno. Io lo metto tutto nel mix e lo faccio mescolare. E quello con la bottiglia che viene fuori. È questa qua. Poi? Allo? Poi preparate la pasta. Ok. Vedi, dice qua c'era la zucca. Adesso tu hai preparato già il ripieno. Esatto. Giusto? Sì. Bene. Sì. Adesso? Per la pasta ci vogliono 400 grammi di farina. Ok. 4 uova intere. E sale. Basta. Farina, uova e sale. Io la metto là in pasto e poi la lascio nel frigo circa un'oretta. Ok. Quindi tu l'hai già preparata la pasta? Sì, l'ho già preparata. È qua. Ecco. E quella è la pasta? Questa è la pasta, vedi? Quindi questa è una ricetta per 4 persone? Sì, però questa è un po' di più. Un po' di più. Io te la do come base. Va bene. Okay? Ok? Allora, adesso io vado a fare questa cosa qua. Cosa vai a fare? Vado a preparare i tortelloni. Ok. Ecco qua. Un po' di farina. A parla pure. Niente, devo tirarlo così un po' per poi tirarla con la macchina. Prima la tiri col batterello. Un pochettino. Perché troppo, no, troppo grosso. Va bene. Non ci sono numeri. Più largo. Da quello più largo. Deve essere bella. E voilà. Vedi, bella liscia. E vado a procedere poi con i numeri inferiori. Bella, vedi? Non molto sottile. E voilà! Mi deve spostare quella farina. Mi dà fastidio. Vai. E voilà.
E adesso la taglio. Vedi? Aspetta, le tagli. Sì, c'ho la misura, vedi? Già perfetta. Ecco qua. E che attrezzo è questo qua? E taglia, è quello che taglia. Fai vedere? Qui. Questo attrezzo lo puoi trovare ovunque? Sì, dove vendono la roba di casalinga. Io l'ho presa la moto. Ecco. Guarda. Cos'è la sac à poche. Sac à poche? Sì, penso che si chiama così. E cos'è la sac à poche? Ma te lo faccio vedere. Poi c'è la punta? Però la devo tagliare. Non l'ho tagliata. E poi? E poi è voilà. Visto che mi lavoro? Sembrano tante cacchette di cane. Marco! Scusa, è più igienico, perché delle volte lo metto col cucchiaino, però è più igienico così. Ecco qua. E ora? E ora adesso questo. E adesso chiudiamo i miei tortellini. Chiudere come? Tortellini poi, Chiudere. Io li metto qua perché così si devono, se no li mettiamo sulla seccatoia. Essiccatoia, sì. Guarda. Che belli che sono. Però questo qui è storto un po'. E così via. E così via. E questi sono i tortelloni di zucca, Marco. È più quello lì da preparare, perché bisogna preparare la zucca. Sarebbe abbastanza semplice, come ricetta, no? Non è difficile, Marco. La preparazione della zucca. Della zucca, sì. Che la devi cuocere al forno, poi dopo devo condirla con tutta la roba. Poi. Una volta che è pronta. Sì, infatti io l'ho fatta l'altro giorno. Allora facciamo i saluti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vi presento i tortelloni di zucca alla lombarda. Siamo pronti per la prossima ricetta, quale sarà? Quale sarà la prossima ricetta? Che ne so io, dipende. I tortellini. I tortellini, vero che non li abbiamo fatti? Bisogna fare i tortellini. Sì. Tortellini bolognesi puri, poi qua proprio, proprio il meglio del meglio. La cosa più ambita da tutto il mondo, tortellini già. Bolognesi. La prossima volta facciamo una ricetta così, va bene? Ok. Saluta! Ciao! Dai! Allora, la produzione è finita. Ecco. Vi consiglio di condirli con burro e oro o burro e salvia. Cos'è burro e oro? E burro e sugo di pomodoro. Ostia miseria, è tutta quella roba lì. Oppure burro e salvia. E il suo condimento ottimale. Mi raccomando, non lo fate col ragù. Perché col ragù no?
perché la sua, il suo ottimale, il suo condimento è quello di prima. Ciao, poi uno lo fa a piacere. Buon appetito, ciao, alla prossima.